Buonasera da Berlino, oggi siamo nella capitale tedesca per raccontarvi la partita del girone di Eurocup tra Alba Berlino e Limoges. È finita 78-84 per i francesi, ma l'andamento del match non è stato lineare. Nei primi due quarti i padroni di casa sono in controllo della partita, spinti anche dagli appassionati tifosi che hanno riempito il Mercedes Arena. Giocano bene e non faticano a trovare soluzioni vincenti, sia sotto canestro che dalla linea dei tre punti. Dunque, tedeschi avanti di 6 punti nel primo quarto e di 4 nel secondo. Dopo l'intervallo però le cose cambiano drasticamente, il Limoges sale di livello e l'inerzia della partita gira tutto a suo favore. È proprio nel terzo quarto che i francesi fanno il break e vanno avanti di 10 punti. Sono più reattivi, fanno sempre le scelte giuste in attacco e chiudono con maggiore efficacia la via del canestro ai giocatori dell'Alba. Dunque, le squadre iniziano l'ultimo quarto di gioco con il Limoges avanti per 65-57. Da quel momento il canovaccio della partita non cambierà più. I francesi, sempre più sicuri e sulle ali dell'entusiasmo, trovano la via del canestro con grande facilità, mantenendo una buona solidità difensiva. Dall'altra parte i giocatori dell'Alba hanno invece perso tanta sicurezza e tranquillità e per questo hanno abbassato moltissimo la loro percentuale al tiro. Ma quel che è peggio è che non sono riusciti a difendere con la qualità necessaria a vincere una partita di Eurocup, sbagliando poi tutte le scelte d'attacco nei momenti topici della partita. Finisce così 78-84 per il Limoges, con i francesi corsari che festeggiano in mezzo al campo mentre i padroni di casa salutano mestamente il loro pubblico prima di tornare negli spogliatoi. L'unica nota positiva della serata per l'Alba a Berlino è la differenza canestri, perché i tedeschi vinsero l'andata in casa di Limoges con un vantaggio di 8 punti. Quindi c'è un differenziale di più 2 a loro favore che potrà essere utile a superare la fase dei gironi. Cosa resta della serata? L'MVP della partita è stato Danny Gibson, con 16 punti per lui e soprattutto un grande supporto difensivo per la sua squadra. Da Berlino è tutto, Fabrizio D'Andrea per Sport per Passione.